Bologna, città del trotto. Il giorno dell'Epifania è riflettori puntati sul Gran Premio della Vittoria. Vediamo alcuni degli intrattenimenti che saranno a cornice del grande evento. Come da tradizione arriverà la Befana. La Befana ovviamente arriverà in Sulchi, quindi presentiamo questo evento. Sì, ormai il 6 di gennaio è una tradizione, e qui all'Arcoveggio arriva la Befana proprio come hai detto tu in Sulchi e si potranno, i bimbi potranno fare anche dei giri per Prendere contatto più da vicino eh, con, il, con il cavallo, e come sempre succede, ci saranno calze, doni, eh, cioccolatini e una, una festa per, per le famiglie che avranno anche la, la possibilità di eh, girare per le scuderie con, con l'ippotram e eh, con tutte quelle attrazioni per far sì che anche in una giornata di gennaio, ma eh, comunque festosa, i, i bimbi possano uscire insieme alle loro famiglie ad avvicinare il nostro animale meraviglioso che è il cavallo. Tra l'altro ricordiamo che ci sarà anche una premiazione, sono stati dei laboratori e verrà fatta dalla Befana. Esatto, c'è stata una gara di pittura eh, sui cavalli di Leonardo. E I bambini si sono cimentati in questo e i migliori verranno proprio premiati il 6 gennaio dalla Befana stessa. Se vogliamo concludere con altri eventi che ci saranno, poi parliamo della solidarietà. Sì, sai, gli eventi sono tutti legati alla possibilità delle famiglie di trascorrere un pomeriggio in serenità e potersi divertire Ripercorriamo la storia del Gran Premio della Vittoria dalla sua nascita ad oggi Ripercorriamo un po' la storia e soprattutto come si presenta oggi questa sfida sulla lunghissima distanza Ma allora, il, il, il Gran Premio della Vittoria era, è sempre Stato, sin dalla sua istituzione, cioè poco dopo appunto alla fine della, eh, della guerra, della prima guerra mondiale, ha una mh, Storia lunghissima, una storia lunghissima di campioni nel proprio Albo d'Oro e una formula diversa: prima distanza, eh, lunga distanza, ma mh, con partenza all'autostart. Collocazione nelle immediate vicinanze, appunto, della proclamazione della, della vittoria de, de, del 4, del 4 di, di novembre e successivamente uno spostamento di data, ma passiamo proprio agli, agli ultimi anni di, di, di vita di questo, di questo Gran Premio, spostato al 6 gennaio per motivi di calendario, e cioè per non andare a eh, creare confusione diciamo così anche inflazione di eventi nel periodo autunnale, a, quando ancora a San Siro si correvano il Gran Premio delle Nazioni, quando appunto cominciava il meeting invernale di Parigi, quindi adesso... Eh, collocato appunto come primo evento di, di, di corse di gruppo, come primo evento classico del panorama nazionale e anche propedeutico per alcuni dei soggetti partecipanti, vi ricordo urlo dei venti l'anno scorso, alla partecipazione ad una delle corse più importanti, alle corse più importanti del meeting di Ville, eh, che si corre appunto all'ippodromo di Vassenne. Il... La storia di questa, di questa cosa è la storia di un, di un Gran Premio che è molto, eh, come dire, connaturato ecco, all'ipodromo dell'Arcoveggio, è, è, è uno dei Gran Premi storici, è uno dei Gran Premi che ha, ehm, diciamo così, che da parte dei, dei partecipanti un, 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 un più che discreto fascino. Corse e solidarietà, il 6 gennaio ci sarà la consegna ufficiale di quanto raccolto dal circuito benefico Gentleman for Life. Il giorno 6 ci sarà proprio la consegna di quello che eh, è stato raccolto e quindi mh, mh, i, diciamo la somma serve a comprare questa strumentazione, verrà la direttrice dell'USL, eh, di, de, gli ospedali riuniti di Ferrara, probabilmente insieme anche al primario di pediatria e neonatologia, per ricevere questo, questo, questa diciamo, somma di solidarietà ed è il primo anno. Sicuramente avrà un seguito perché già da febbraio partiremo con un nuovo progetto. Anche questo approfondimento termina qui. Per tutti i dettagli sulla giornata del 6 gennaio e le news dell'Arcoveggio, vi invito a consultare il sito www.ippogroup.it.